Eccoci qua, il Plisky, signori. Ivan Martellato ci fa una bella PCT. Dio. Avevo promesso che non avrei dato soddisfazione mai a YouTube bestemmiando. Pure io sono un collezionista di bestemmie rare. Voglio chiedere io, voglio dire io, di tutto quello che è stato detto nella tua lista infinita, Ivan, anche perché non sei una persona con un cattivo fisico, anzi trovo un fisico abbastanza carino, molto carino, spero che, se non ho capito male, siete molto vicini al maestro Nocerino, sento che presto, mi dispiace, dovreste rimanerci male, ma per me... promulga, vende, pubblicizza merda, è stupido secondo me. Poi chiaramente c'è chi ha deciso di allenare persone che hanno preso la loro strada e questo è un altro tipo di discorso. Chi fa video che possono essere guardati da tutti quanti le persone dicendo questo è così, 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 quando non lo è, tra l'altro, e lì mi fa girare i coglioni alla grande, ma alla grandissima. La PCT, te lo posso dire, con 47 anni ho fatto quello che hai fatto tu, forse peggio. Non devi mantenere la pienezza, non devi prendere un farmaco che debba farti tenere la forza, non devi mantenere il volume. La PCT è quando hai chiuso, per cui hai preso un inizio, hai portato una grammatura a un culmine, l'hai tenuta per un determinato periodo di tempo, poi a un certo punto hai deciso di calarla e di chiudere il fottuto discorso. Chiudere! La forza, i progressi te li devi tenere con il buco del culo tuo. Se vai avanti a prendere qualche cosa che comunque sia continua a darti un calcettino nel culo, non molli mai. La differenza tra me e tutto il resto del mondo, sai qual era all'inizio di questo percorso quando tiravo fuori questo famoso 48, che erano 8 mesi che nel culo non c'era niente. Non c'era qualche cosa che sosteneva il momento che dovevo essere blast, cruise, la puttana delle mamme di chi so io. No. PCT vuol dire chiudere. No, pubblicizzare altra merda. Oh, Ivan! Caprice de Dieu. SHTPA. Quando tu hai calato il discorso e sei arrivato a una grammatura blanda, molto blanda come all'inizio, perché sei partito non a tuono, ma sei partito piano piano, tutte le cose hanno un inizio molto blando e molto leggero, un decorso molto pesante come Beethoven, sinfonia numero 9, poi piano piano scende alla Mozart, piano piano. Fino a quando sei arrivato ormai a un periodo dove la grammatura è bassa, stacchi la spina, cominci PCT. PCT vuol dire tre farmaci di merda che non danno guadagni, che non danno niente di niente, ma che rimettono in piedi la tua voglia di stare al mondo, perché non è questione di aggressività, grinta, no, non hai capito un cazzo. Dopo non una curetta da 2 mesi e mezzo, alcuni sì, anche quelli, ma dopo una cura più lunga con una grammatura più pesante, perché la gente così fa, ormai la curetta da 8 settimane, 10 settimane non se la caga più nessuno. Quando hanno deciso di fare questa cosa del genere, sarebbe meglio andare avanti un bel po',
con il semplicissimo Proviron. Subito dopo il Conase. Alcuni vogliono mettere Clomid per queste aromatasi del cazzo, altri non ne hanno mai avuto bisogno perché non ne fanno proprio. Io personalmente, chiudi la spina, prendi questi prodotti per, se hai fatto una cura di 4-5 mesi con una grammatura importante. Importante 10 grammi, 15 grammi, una grammatura intorno all'1,5, 1 e 2, che a certa gente non fa un cazzo, a certi altri fa un casino, li fa diventare enorme lo stesso. Altra fortuna che i campioni hanno, non tutti hanno questa fortuna, ma i campioni più longevi, ripeto, Dorian, erano quelli che facevano on off. Vediamo di fare un off, off, spegni, prendi i tuoi 2 mesi di fottutissimo Proviron e poi ti attacchi a fare un'altra 4 settimane di Conase. Finito, finito. Si ripiglia tutto il discorso. Chiaramente, se hai fatto un anno, a una grammatura più importante, devi rimanerci un pochettino dietro a ripigliarti. Poi, quando è finito la PCT, cioè questi 2 farmaci, 3 al massimo, sei senza, sei da solo. Non lo fa nessuno, sono tutti quanti a salterellare tra un cazzo e l'altro per arrivare alla prossima. Ecco dov'è la diversità tra la PCT che intendo io e quella che intendete voi.